Una partita importante domani, perché è un po' una partita, non dico spartiacque, però sicuramente una vittoria potrebbe consentirci, insomma, di rilanciarci anche in zone più nobili della classifica. Abbiamo considerato il fatto che la Triestina si è rafforzata molto, ha preso giocatori importanti, è una squadra che dopo il cambio dell'allenatore non ha mai perso, ha fatto risultati importanti con Novara, Pescara, ottimi risultati, è una squadra in salute, quindi non sarà assolutamente facile. Però mi aspetto una prova, soprattutto continuità dalla squadra di prestazione. Venerdì abbiamo fatto una buonissima prestazione e quindi credo che la strada che abbiamo di nuovo intrapreso sia quella giusta. Al di là poi della difficoltà della partita, mi interessa ritrovare ancora prestazioni di tipo Paese. Triestina ha migliorato molto con Salvioni la fase difensiva rispetto appunto al vecchio allenatore, però quando si allungano e vanno avanti lasciano molto molto a desiderare nel dover recuperare. Ecco, magari domani potrebbe essere importante. La difesa è vero come hai detto, danno l'impressione dietro di essere più solidi, più organizzati, più reparto. Hanno anche giocatori come Cottafava che da poco mi è arrivato, quindi portato esperienza e personalità, comanda reparto molto bene. Effettivamente sulle situazioni laterali difendono molto bene, se presi invece centralmente qualche difficoltà in più l'hanno. Un centrocampo soprattutto dinamico, perché hanno tutta gente abbastanza rapida, bassa e rapida, che magari riesce invece a recuperare abbastanza rapidamente, però la difesa viceversa, se presa in velocità centralmente, può avere qualche difficoltà in più. Questo, quindi magari domani sarà importante andare anche ad attaccare gli spazi. Sì, la partita l'abbiamo preparata in questa maniera, cercando di aspettarli e ripartire, soprattutto cercheremo di attaccare lì con le zone di campo, dietro le spalle dei centrocampisti e nelle zone centrali, per cercare di sfruttare la velocità soprattutto di Forestieri e di Claudio, di Corallo. Sì, poi metteranno in campo sicuramente due dei nuovi, dovrebbe giocare sia Dettori che Taddei, magari questo potrebbe un attimino. Sì, se gioca Dettori e Taddei o gioca Miramonte, Santonelli, Questini, che comunque, perché comunque Dettori è in esterno, Taddei anche, a meno che non cambiano modulo, se loro giocano 4-4-2 comunque. Dovrebbe giocare Taddei davanti insieme a Della Rocca, da quello che sì, le ultime. 4-4-1-1 probabilmente, non gioca Marchi. Loro hanno varie soluzioni davanti, perché hanno gente forte fisicamente come appunto Marchi, Della Rocca, lo stesso Godias, e gente invece un po' più breve linea come Taddei, Miramonte, lo stesso Testini, che può fare anche la seconda punta con caratteristiche diverse rispetto a appunto ai Marchi e ai Godias. Vediamo. Senti, a proposito di nuovi, la settimana dell'Aurito, come lo vedi? Che giocatore? Ma è un giocatore che ha dimostrato di sentire la porta, sia nelle partitine che nell'amichevole infrasettimanale, ha già fatto vedere che se la palla cade in aria la porta la sente, il fiuto del gol. Sicuramente è un po' indietro di condizioni, però visto anche l'infortunio di Levan verrà subito in panchina e se ci sarà bisogno. Quindi lo trovi pronto anche per la partita, insomma? Si fa di necessità. Lo trovo pronto, devo fare di necessità virtù, perché avendo fuori Levan, avendo fuori indisponibile Lazzari, l'unica soluzione davanti attuabile quella di Laurito come punta, poi abbiamo Fabrini, ma Saponara, dipende poi da chi scenderà in campo, ma come attaccante vero e proprio la soluzione Laurito è l'unica disponibile in questo momento. Questo dubbio è l'unico vero? Sì, è l'unico dubbio che ho, però penso di dare un turno di riposo a Diego, perché in questo momento deve ricaricare le pile anche sotto l'aspetto mentale, e quindi magari forse se parte dalla panchina scaricato un po' di responsabilità può essere più utile che non dall'inizio. Guardate anche la partita che avete fatto mercoledì, che giocò il secondo tempo, aveva un po' il fatto che se aveva giocato il primo tempo, voglia di giocare, magari in qualche momento anche di strafare, però è un buon impatto per quello che può valere una partita. Sì, appunto. Però Diego, si vedeva un po' di cattiveria. Ecco. Diego ha la poca esperienza che lui ha a livello di gestione anche delle difficoltà lo porta a voler strafare, e questo non è un bene, perché cerca sempre, anche venerdì ha fatto questo, di determinare qualcosa ogni volta che prende palla, invece deve capire che
ci sono momenti e zone del campo in cui si può fare, e zone e momenti della partita, zone del campo e momenti della partita in cui non si può fare. Lui invece usa, conosce, diciamo così, solo una situazione, cerca di fare sempre esclusivamente quella, deve imparare sotto questo aspetto qua, ma lui è un generoso, è uno che ha voglia, è sempre un grande entusiasmo, sa bene in questo momento qui di non essere Fabbrini quello che tutti conosciamo, però deve essere tranquillo, sereno e calmo di non voler strafare quando magari gli capiterà l'occasione. In questa fase, dopo un po' di continuità di questi tre risultati utili, ti aspetti un salto di qualità, qualcosa di più, oppure pensi che ancora non ci sia la forza per appunto fare un balzo in più? E... No, l'ho detto prima, per noi domani è una partita importante, sì. Perché appunto una vittoria ci consentirebbe di ritrovare comunque a pieno tutto quello che abbiamo fatto, che sappiamo e che abbiamo fatto anche attraverso magari la serenità, quindi ci potrebbe veramente tranquillizzare una vittoria. Però non sarà una partita facile, questo è indubbio, perché la Triestina comunque è una squadra diversa da quella dell'andata, si è rinforzata molto e non merita la posizione che occupa in classifica. Ma tu dopo Varese la senti la squadra con la forza? La squadra adesso ha una carica diversa, insomma, al di là poi di quello che succederà, però sicuramente... Mentre prima eravamo tesi, preoccupati, impauriti anche di scendere in campo, adesso questa sensazione perlomeno durante le settimane non c'è. La squadra vive in maniera molto più tranquilla e serena, senza avere l'assillo, l'obbligo di dover vincere per forza, però non dimentichiamo, insomma, che non è che possiamo dormire sonni tranquilli, siamo a metà classifica, dobbiamo guardare con un occhio in alto e con un occhio in basso, quindi appunto la partita di domani riveste grande importanza. Con l'occhio in basso potrebbe andare bene anche il famoso piccolo passo, anche il pareggio, anche per continuare insomma a viaggiare parallelamente con il girone d'andata, e poi alla fine sarebbero quei 26 punti che ci garantirebbero abbondantemente. Sì, noi dobbiamo assolutamente arrivare perlomeno a 50 punti, perché la classifica, credo la salvezza sarà più bassa, sì. Quindi dobbiamo cercare di fare questi 50 punti. È normale che prima si fanno è meglio, sicuramente. Il concetto dei piccoli passi a noi ci ha portato grandi vantaggi, non a caso insomma i sei in mano esistono, ma con 2-3 punti in più, frutto magari anche di qualche pareggio che forse ci faceva storgere il naso, magari saremmo a parlare di diversamente. Certo. Quindi no, se alla fine giochiamo, facciamo tutto per vincere, viene fuori un pareggio, non è che lo disprezzo, tutt'altro. Cioè, forse quest'anno, ora non so se ci riguarderà da vicino o no, ma il problema potrebbe essere in alto, perché nessuno lo dice, ma Novara potrebbe forse mettere 10 punti con... Secondo me no. È difficile, però se viaggiano di questo passo con le tre, il rischio ci potrebbe essere. Il problema essere, non è il nostro. No. Il problema è del Torino, è del Livorno, perché hanno speso, non dimentichiamo, sono queste squadre qui, ma è lo stesso. Beh, sì. Io penso che il Sassuolo, anche se il Sassuolo deve pensare ad altro, sì. Però hanno un budget e hanno fatto delle spese non incidenti, certo. Per perlomeno arrivare a playoff, quindi sarebbe una beffa per queste squadre qua se fra Novara, diciamo in questo momento Varese, che è la quarta, ci fossero più di questi famosi 10 punti. Io la vedo difficile, sinceramente. Anch'io, la vedo onestamente difficile. Anch'io. Però tutto ci può stare. Però non è un problema, ribadisco, che dobbiamo di cui ci dobbiamo preoccupare, come abbiamo già tanti. Se vince a Pescara siamo a 2 punti da playoff, se vince a Pescara. Quindi sei con i mani, ribadisco. Io penso a domani, a Pescara non ci penso. Certo. Fare un risultato domani può portare veramente a vedere in maniera tutta positiva quella che può essere il futuro. Però viceversa, la partita di domani può essere un'arma a doppio taglio, un trabocchetto non indifferente nel caso in cui non riuscissimo a fare risultato. Ecco perché è molto importante. Laurizio è pronto anche mentalmente? Sì, è un giocatore che ha voglia, ultimamente ha giocato poco in primavera, quindi è normale, un po' come Forestieri, questi ragazzi, noi dobbiamo anche puntare sul loro entusiasmo, sulla voglia di far bene che hanno
per averli anche magari 20 minuti e poter essere determinanti. Quindi Laurito, come ho detto, ha un giocatore che sente il gol, se ci fosse bisogno sarà della partita sicuramente. Che... è già pronto. Ma non è al 100%, l'ho detto, no, prima. Lo ha detto, si è allenato con la primavera, il problema è... Ma mentalmente secondo me non può non essere pronto, perché comunque per lui è una, esatto, una, non dico una liberazione, ma comunque quando io, siccome l'ho vissuta, quando ci si allena in primavera o fuori rosa, non si vede, cioè siamo dentro un tunnel perché non vedi l'uscita. Quindi il fatto che comunque lui arriva in una società, in una squadra che comunque può anche puntare su di lui, il giocatore non può non essere pronto mentalmente, tutt'altro, anzi bisogna proprio cavalcare questa voglia che può avere di essersi liberato da una situazione in cui non avrebbe mai giocato. L'ho visto in questi giorni, anche dall'intervista che insomma fu fatta quando fu presentato, traspariva questo, però lei, avendolo visto in questi giorni, sì, ma il ragazzo ha voglia di far bene, sicuramente. Tu l'hai detto chiaro, sì, quindi, però lei l'ha visto, io non l'ho visto, perché era lei, grazie. Senti, Lazzari e Foti come, a che punto sono? Proseguono nella loro, diciamo così, rieducazione, anche se sinceramente soprattutto Lazzari non la vedo ancora vicina alla fine del suo infortunio. Foti probabilmente non la prossima, ma fra una prossima ancora, quindi prima di Grosseto dovrebbe rientrare in gruppo, però ci sarà comunque da fare un programma personalizzato per riportarlo un po' in condizioni, perché comunque ha perso. Andiamo comunque a dopo Ascoli. Sicuramente. Quasi sicuramente. Parlare di tutti i rivisti. Il problema purtroppo questa stagione è un grande problema anche magari anche più ragazzi in prospettiva futura. Questa poteva essere il giorno di tutti l'occasione. Secondo me noi forse abbiamo fatto tutti quanti degli errori con Leva, perché bisogna anche essere consapevoli che gli abbiamo messo addosso tante pressioni a questo ragazzo. Quando è tornato lui sentiva da parte nostra questa grande fiducia, perché comunque noi abbiamo una grande fiducia in Leva, e questa grande fiducia che noi avevamo in lui, per lui era una voglia veramente di voler dimostrare in poco tempo di voler ripagare questa fiducia, e questo magari lo ha portato anche ad avere degli stress psicologici non indifferenti che l'hanno portato anche ad infortunarsi. Quindi noi cercheremo di recuperarlo il prima possibile, fermo restando il fatto che non dobbiamo assolutamente rischiarlo quando poi avrà finito la rieducazione, ma lo dobbiamo preparare poi anche per eventualmente portare a una condizione ottimale e far sì che questi infortuni non riaccadano, perché altrimenti diventa difficile poi per questo ragazzo poter trovare una continuità intanto di allenamenti e poi anche di partite. Forse però visto c'è anche un messo del suo in passato, perché comunque gli rifai, non sta fermo nelle linee, cioè non fa la preparazione, prima deve tornare, è poi vero, torna. È vero, Tommaso, cioè era normale ci fosse forse un po' di aspettative sui suoi confronti. Sicuramente, però questo ragazzo che io ribadisco, a me mi era stato presentato come un ragazzo, no, che aveva determinati problemi. Quest'anno Levan ha avuto una professionalità e una disponibilità straordinaria. Quindi quello che ha fatto nel passato non conta. Gli errori che ha fatto li ha pagati, perché comunque li sta ancora pagando probabilmente. Quindi non continuiamo a dire quello che ha fatto, che non ha fatto. Dobbiamo dare fiducia al ragazzo. Io sono veramente dispiaciuto per il suo infortunio, ma sono altrettanto convinto che questo è un giocatore forte, molto forte, di cui in futuro sentiremo parlare se trova, come abbiamo detto prima, una condizione ottimale. Il suo fisico è una macchina, diciamo così, è una Ferrari. Bisogna lavorare su un particolare, noi cercheremo di farlo per far sì che non ricada gli infortuni che lo fermano. L'obiettivo nostro deve essere quello. Se poi lo avremo per 2 mesi alla fine dell'anno o sarà in condizione ottimale per il prossimo, questo lo stabilirà il tempo. Però non dobbiamo considerare Leva ancora come quello che è a testa matta o che ha fatto gli errori del passato e si fa male ora per quello che non c'è un debito da pagare. Leva in questo momento qua è un giocatore che si è sempre comportato bene, e a noi dispiace molto, a me per primo, che lui abbia avuto questi infortuni anche un po' particolari.